Mauro Gazzara, Terre Rare 2, anno 2024. Tecnica mista su tavola, 63 cm per 100. L'opera è espressione di una nuova ricerca intrapresa dall'artista dentro gli aspetti primordiali dell'animo umano, così come primordiale è la terra. Il materiale usato nella realizzazione dell'opera, che fa da sfondo alla figura umana, si definisce nel background indifferenziato originario, alla ricerca di una luce nel buio, che illumini la scarna quotidianità, e conduca ad immergersi nella percezione profonda dell'eterno. Il lavoro artistico di Gazzara, così come si è delineato nella sua evoluzione e ricerca, è incentrato sulla raffigurazione di volti in primo piano, su cui l'artista interviene incidendo segni e applicando ossidazioni, allo scopo di decostruire e annullare l'immagine, per far emergere e svelare l'essenza e gli aspetti più profondi e nascosti contenuti nell'opera. Non sempre l'essenza si rivela nel bello, o in quello che piace. Essa può anche passare attraverso quello che a prima vista non piace, ma che costringe ad andare in profondità, andare alla radice e far uscire una verità che è dentro l'opera o che può essere colta nel rapporto con essa. Gli interventi rappresentano lo scorrere del tempo, e le tracce lasciate dalla vita, esperienze, emozioni, energia vitale, pensieri, memorie di gioie e drammi, che hanno segnato momenti di passaggio e trasformazione nella vita della persona. È il ciclo della vita che fluisce nello scorrere del tempo, e nello spettro di emozioni che la attraversa, in un viaggio nel tempo senza tempo. Il linguaggio comunicativo delle opere è immediato per evocare suggestioni immaginative e far affiorare memorie ed emozioni. Il volto non rappresenta solo la persona raffigurata, ma guarda oltre, dentro, per cogliere la complessità, le luci e le ombre presenti nell'essere umano. In una mutua compenetrazione degli aspetti profondi della vita, a testimonianza dell'eternità e universalità della condizione umana.